Buonasera a tutti amici, buonasera, bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video andiamo a fare davvero quella un po' la prova pratica, la guida di questa vettura elettrica è veramente importante. Nel video della settimana scorsa abbiamo avuto modo di vederla, di tastarla con mano, quelle sono le caratteristiche principali di questo mezzo, quindi la lunghezza, quindi la capacità di carica, quindi la capacità di carica di quella è la batteria di questo mezzo, che è una naturale evoluzione, come dicevamo, della nostra Opel Corsa E. Mezzo che mi ha molto colpito e stupito, abbiamo avuto modo la settimana scorsa anche di fare dei test di consumi e di riferimenti rispetto a quelle della nostra Opel Corsa E, e lo vedremo nel video ancora successivo con un confronto specifico dei consumi di questa vettura dagli 80 a 130 km/h rispetto a quella della nostra Opel Corsa E. Qui abbiamo un consumo leggermente maggiore, ma è normale perché abbiamo un coefficiente di penetrazione aerodinamico peggiore, quindi il consumo è un po' più alto, ma niente di trascendentale. Abbiamo fatto già oggi più di 100 km, in questo momento siamo nel mio Chianti, ho voluto ritornare un po' alle origini, almeno così dopo vado a far vedere questa vettura anche al babbo del sottoscritto, perché era veramente curioso di vederla, di tastarla anche lui con mano, e quindi gliela farò vedere molto volentieri. Però davvero la sensazione di guida in questa vettura è veramente molto bella. Ammetto, la guida rialzata non mi dispiace affatto rispetto magari a quelle della nostra Opel Corsa E, è anche un po' più confortevole nelle dinamiche di guida, come naturalmente tutte le vetture elettriche ha. Il piacere di essere silenziosa, di essere performante, di essere scattante alle tre modalità di guida, come abbiamo ben conosciuto con la nostra vettura, quindi Eco, Normal e Sport. E con la Sport, ragazzi, davvero non ce n'è per nessuno, soprattutto se vi trovate in una situazione tipo semaforo, stop, e quindi un punto di ripartenza da fermo, ragazzi, non ce n'è davvero per nessuno, l'elettrico batte tutti. Abbiamo riarricato la vettura a casa, quindi ora metto anche l'immagine, la mia vetturina poverina sarà gelosa sicuramente, perché ho voglia proprio oggi di andare un po' a giro, di vederla davvero, tastarla a mano, ma la prima sensazione è stata veramente molto positiva. Abbiamo accompagnato oggi la moglie al lavoro, che volevo sentire un po' anche un suo responso, e mi ha detto che questa vettura, ma effettivamente è così, è più lussuosa della nostra Opel Corsa, e non gli è dispiaciuta affatto perché gli dava più l'idea di signorilità. E quindi, ragazzi, questo è un qualcosa da non sottovalutare affatto per quanto riguarda questa Opel Mokka rispetto alla nostra Opel Corsa, un mezzo veramente interessante. Vi faccio vedere un pochino due dinamiche all'interno, poi metterò naturalmente dei video per quanto riguarda le sensazioni di guida. Ragazzi, si parla di una vettura elettrica, si parla di una vettura veramente comoda e performante. Voglio dirvi davvero quelle sono le caratteristiche principali di una vettura elettrica. Per coloro magari iniziano davvero da zero, una vettura elettrica è comoda, performante, silenziosa ed economica. Sì, perché se voi vi limitate a guardare davvero quello è il prezzo di listino, vi potreste anche impaurire. Ma a parte vi sono gli incentivi statali fino a 10.000 euro, ci sono le scontistiche da parte della casa, e se non l'avete visto vi metterò magari qui un linkettino per andare a vedere davvero quanto ho speso io per fare i 5.600 km che abbiamo realizzato con la nostra Opel Corsa E. E per questo io vi dico che l'elettrico è anche veramente economico. Ragazzi, andate a vedere il videotino, magari alla fine del video metterò magari una finestrella quadrata, perché capirete come mai una vettura elettrica è una vettura del futuro: economica, silenziosa, ambientale, performante ed economia, ragazzi, economia davvero. Ora vi faccio vedere l'utilizzo di questa vettura, anzi andrò a spengerla, vi faccio vedere davvero. Abbiamo naturalmente quelle sono le nostre chiavi, che sono identiche a quelle della Opel Corsa. Entriamo in vettura, premiamo quello che è il pulsantino di start, si accende. Qui avevamo il navigatore, è rimasto il navigatore, qui si accende, quella è la schermata, è veramente ben fatta. Voi con questo selettore andate a impostare su, vedi ora NN, giù, D, Drive, e voi andate tranquilli e beati. Questo è il Drive Mode, vi serve, vi faccio vedere, se lo mando giù e su, vi faccio vedere cosa succede qua. Se lo mando giù, va in Eco, e quindi andate a risparmiare, andate ad abbassare quelle che sono le prestazioni, e non accende il riscaldamento, ragazzi. Quindi d'inverno l'Eco non è affatto consigliato perché vi esce aria fredda. Come vedete, giù e su, molto semplice. Se invece andate in su, ritornate sul normale, che è la versione base quando accendete la vettura, e in sport, ragazzi, lasciate tutti per strada, perché viaggia da paura, l'elettrico viaggia da paura. E non vi è altro da sapere, se non il fatto che il B, che è la parte più
diciamo che permette una maggiore frenata rigenerativa. Qua sulla nostra vettura abbiamo una levetta da mandare indietro, qui abbiamo il pulsantino, in questa maniera attiviamo quella la frenata rigenerativa maggiore, se lo premiamo risparisce. Questo è il parking per parcheggiare, insomma, quindi per fermare la vettura una volta siete, diciamo, su uno stop, su un parcheggio. Veramente molto semplice. Poi andate a premere qua sul pulsantino, spengete la macchina, e davvero la vettura elettrica è comoda per questo, ragazzi, è veramente comoda per questo. Ora andiamo a utilizzare la nostra vettura qua all'interno del Chianti, che, come vi dicevo, è molto semplice. Andate a mettere in D e partite, quindi di una comodità pazzesca. Sentite qualcosa? È il silenzio dell'elettrico, meraviglioso. Avete fuori un panorama incredibile, avete la possibilità di andare, diciamo, a giro senza andare davvero a rompere gli equilibri naturali con il silenzio dovuto al mondo elettrico, e a utilizzarla in queste situazioni è veramente il doppio più piacevole, veramente incredibile. Sì, perché guidare in elettrico ti cambia la percezione di dove sei. Riesci a vivere più intensamente ed apprezzare maggiormente i luoghi dove ti trovi. Questo grazie al silenzio. Quindi apprezzi maggiormente i suoni ambientali. Questo grazie anche alla prestanza del motore, che ti fa anche divertire. Questo per il baricentro basso, che ti fa rendere ancora più sicuro. E inoltre la consapevolezza di non inquinare e di fare questi viaggi a impatto zero ti rendono particolarmente orgoglioso. Per questo ho scelto di svolgere questo video nel Chianti, perché tra la natura la apprezzi ancora di più. Talvolta, ragazzi, soprattutto se venite in strade come questa e sono tendenzialmente strette, strade di campagna, può essere veramente utile, che lo consiglio, perché io sulle vecchie vetture ci hanno lasciato anche due o tre dispecchietti. Andare a chiuderlo qui vi è un pulsantino comodissimo, che vi permette davvero di stare tranquilli e di chiuderlo in sicurezza, anche perché poi la spesa sarebbe anche ingente, ecco. Vi voglio far vedere un pochino delle zone di cui parliamo, perché è veramente tanta roba. Le zone e la vettura, naturalmente, che abbiamo, perché il connubio è perfetto. Vettura elettrica, zona, diciamo, ad alta vocazione ambientale, vino, che non deve mai mancare sulla tavola di un italiano, tipo soprattutto se è chiantigiano, come il sottoscritto. Veramente tanta roba. Ora vi voglio mostrare una cosa, e talvolta capita che mi chiediate con la mia Opel Corsa, naturalmente vale la stessa cosa per la Opel Mokka, con la retromarcia come funziona la videocamera e quant'altro. Voi mettete, vedete qua, in R, e quindi avete la retromarcia. Quelle vedete dallo schermo, vedete naturalmente la schermata posteriore, e questa è la ricostruzione 360 gradi. Ma la ricostruzione 360 gradi voi non avete, perché avete la telecamera da questo lato e il davanti, avete solo posteriore. La vettura che cosa fa? Va a ricostruire, andando indietro, quello che il percorso avete fatto, e vi ricostruisce naturalmente una dinamica a 360 gradi. Vedete? Che è comoda, però naturalmente non è un 360 gradi classico standard, ma va a ricostruire a seconda di quella che l'immagine ha visto con la retromarcia. Poi naturalmente avete modo di spaziare, quindi zoomare, soprattutto per quando arrivate vicini a un ostacolo. Insomma, avete modo di spaziare sotto vari punti di vista. È comoda, molto comoda. Andiamo, ragazzi, a vedere davvero l'infotainment, che è estremamente personalizzabile girando quella della rotellina. Ora vi faccio vedere, almeno uno può impostare naturalmente come preferisce. Io preferisco la versione navigazione o la versione con il kilowattora dei consumi, diciamo, frontale, però naturalmente è una cosa che dovete scegliere voi. Ora vi mostro.
questa è la versione con il navigatore, certo, il navigatore è anche dalla parte di qua naturalmente, però io preferisco averlo qua perché per me è più diretto. Poi andate a girare quella è la rotellina che avete qui e andate a cambiare quella è l'impostazione, diciamo, della visuale che avete sul frontale. Questa è la seconda che a me non mi dispiace, preferisco insieme al navigatore. Qui vedete quando impostate tipo il cruise control ad attivo, vedete le altre vetture con le lineettine, vi indicano quanto sono vicini o lontane. Qui avete il consumo, in questo momento impostato su istantaneo. Voi andate a premere il pulsantino qui e andate a vedere, tipo ora percorso 1 vi fa vedere i consumi, percorso 2 dipende un pochino quando siete andati a resettare, quello è davvero il mondo dei consumi della vettura. Continuate a girare, vedete un pochino quelle sono le varie schermate, minimo io lo considero, coloro hanno il terrore degli autovelox, perché praticamente avete uno schermo 12 pollici semplicemente solamente per vedere quelli che sono i chilometri orari che state percorrendo. Energia, anche questo è bellino, ma lo avete già sullo schermo dell'infotainment, vi faccio vedere, premete su e avete quello che è, diciamo, i consumi. Vedete la vettura qui, come la vedete anche di qua, quando andate ad utilizzare la vettura vedrete l'energia che viene consumata in verde e va a alimentare quello del motore, quando invece va a rigenerare vedrete una lineettina blu che va, diciamo, a integrare l'energia all'interno di quella, il pacco batterie della vettura. Naturalmente avete, diciamo, varie impostazioni per l'infotainment che a me non dispiacciono, insomma ognuno poi sceglie quello che più mi aggrada. Da questa parte vedete il flusso dell'energia in charge quando andate a rigenerare con una frenata, magari per una discesa, o magari state avvicinando allo stop. Qua quando rimanete in un range, diciamo, di consumo accettabile, mettiamolo in questa maniera, qui quando andate a premere pesantemente sul pedale dell'acceleratore, e qua vedete quelle, diciamo, sono davvero la quantità di energia in vettura, in questo momento il 67%, con 210 km stimati di autonomia. Qua ragazzi abbiamo modo di vedere un pochino quello è il sistema di navigazione della vettura, che è veramente fatto bene, anche se ci avrei un appunto che ora vi dirò. Vi faccio vedere una cosa. Allora, l'impostazione è molto semplice, abbiamo scritto prima dove vogliamo andare, a Panzano in Chianti, e lei prende e va a calcolarvi quello che è il viaggio, l'ho già calcolato, e lo mette qua comodamente sullo schermo, che è veramente grande, a 12 pollici, non vi potete assolutamente perdere, non c'è versi, con tutte quelle che sono le indicazioni del caso. Dov'è un appunto che posso fare su questo navigatore, che come dicevamo è veramente molto fatto bene, ma vale la stessa cosa anche per quanto riguarda naturalmente la nostra Opel Corsa E. Faccio un esempio, Roma, tanto per scrivere una città che è, diciamo, fuori porta per quanto riguarda un po' il viaggio che abbiamo da fare. 217, troppo poco, circa, credo fosse più lontano, Milano, perché un appunto posso fare, ma naturalmente si parla di spunti di riflessione per Opel per fare un aggiornamento, non è niente di particolare, perché non effettua quelle sono le soste, no, vedete anche qui sta ricalcolando, ha ricalcolato, mi dice ci sono 323 km, ma non mi dice quante fermate mi consiglia di fare e non mi dice dove sono le colonnine, a meno che voi non arriviate a un punto limite, che generalmente è il 12%, quando arriva l'ultima tacchetta, almeno sulla mia vettura qui è differente, anche vi fa vedere quelle sono le colonnine nel circondario. Questo è l'unico appunto che mi sento di fare, perché sarebbe carino, come fanno anche altre vetture. Ci sono 325 km, ok, da fare, però con la vettura naturalmente, visto che si parla di tanta autostrada, non sarà possibile farla con un unico viaggio. Sarebbe carino avere delle, diciamo, didascalie dettagliate per dire vi consiglierei di fermarvi qui a questa colonnina per tot minuti, non sarebbe proprio una cosa da disdicevole. Poi noi utilizziamo altre applicazioni tipo ABPR per quanto riguarda la pianificazione dei viaggi, però non sarebbe male che anche Opel con il servizio telematico potesse fare una cosa del genere. Approfittiamo un po' di questo tempo un po', diciamo, impazzito, piove, non piove, per vedere un pochino davvero quella è la spaziosità interna, quindi guardando un pochino quelle sono, diciamo, i vani portoggetti e le disponibilità che abbiamo, oltre a guardare un pochino quello è il discorso della premialità della vettura. Andiamo a vedere. Abbiamo il vano portoggetti qua sul
sullo sportello del guidatore. Abbiamo questo qui che è il vano con la ricarica wireless del cellulare qualora l'aveste scelto. Abbiamo due porte a bivande, però uno dei quali accedibile soltanto se abbiamo il bracciolo messo in posizione più arretrata. Abbiamo un vano portaoggetti comodo per inserire alcune cose magari di valore, potrebbe essere il portafoglio o quant'altro. Io ci metto sulla mia percorsa penne e simili, quindi diciamo ha una comodità diciamo pazzesca. Il vano portaoggetti qua, due tasche ai sedili posteriori e poi questo è il vano porta diciamo documenti. Casomai io ci avrei consigliato di mettere un punto luce, perché insomma male non avrebbe fatto. Guardiamo ora anche davvero il discorso della premialità, vediamo questo simil carbonio che non mi dispiace affatto, che poi riprende davvero tutta quella la lunghezza della vettura, la parte alta in plastica dura, però la parte sotto in una diciamo in una stoffa veramente comoda e soft al tatto, veramente molto molto piacevole, e nella parte alta troviamo plastiche morbide come anche abbiamo sulla nostra percorsa, e la cosa non dispiace affatto. Davvero veramente ben fatta, le sedute veramente molto comode, ci piace. Questa è davvero l'ultima panoramica per quanto riguarda quello del settore infotainment. Per questo io vi consiglio davvero sempre all'interno di quello che è il nostro canale di utilizzare mezzi come questi, mezzi elettrici, mezzi che sono veramente performanti. Nel caso non l'aveste fatto, andate a provarli, perché veramente merita e merita davvero. Non soltanto per andare a fare i giri fuori porta come in questo momento abbiamo fatto, per andare a trovare poi anche i nostri genitori e fargli vedere al babbo questa piccola creatura, che è veramente una macchina meravigliosa. Ve la reinquadro perché avete modo di rivederla per bene, con la parte infotelematica. Abbiamo anche la possibilità di aprire e chiudere diciamo la vettura con le mani libere, si chiama. Quando voi vi avvicinate con le chiavi la macchina si apre, molto comoda, soprattutto anche sotto questo punto di vista. Io ragazzi spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi illustrato un po' per meglio quelle che sono le caratteristiche di guida davvero di una vettura del genere. Nel prossimo video andremo a vedere davvero i consumi, non abbiamo fatto diciamo semplicemente solamente quello del Chianti, abbiamo realizzato un po' quelle con confronto con la Opel Corsa elettrica per quanto riguarda dagli 80 ai 130 km/h, per vedere un pochino come si comporta nelle varie diciamo dinamiche i consumi della moto sotto questo punto di vista per quanto riguarda i consumi più della Opel Mokka rispetto alla Opel Corsa, e credo possa essere utile perché molti di voi anche sul gruppo Opel Corsa elettrica mi hanno domandato un pochino come si comporta, come consumi questa Opel Mokka. Lo vedrete nel prossimo video, che spero possa essere diciamo più illuminante possibile sotto questo punto di vista. Io intanto continuo questi altri due giorni ad andare a giro con questa vettura e sono veramente molto contento di questo, perché ragazzi è tanta roba, l'elettrico è tanta roba, e questa vettura, come ha detto anche mia moglie, gli do ragione, è più premiale rispetto alla nostra Opel Corsa, e quindi diciamo non è che sono andato peggiorando, anzi. Ancora un salutone, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, e noi ci vediamo sempre qui su Marco Elettrico nel prossimo video, continuando con quelle dell'Opel Mokka e seguitando, guardando anche davvero altre vetture del gruppo, perché anche grazie al gruppo Brandini, che ci darà in gestione altre vetture, avremo modo di testarle con mano, e naturalmente lo vedete sulla pagina Marco Elettrico su Facebook. Nel caso voleste diciamo farmi delle domande specifiche del caso sulla vettura in questione, naturalmente molto molto ben volentieri. Ancora un salutone e un bacione, ciao, e sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico.